Ciao amici e bentrovati alla Botte di Diogene, filosofia a piccole dosi. Noi continuiamo il nostro viaggio straordinario con Aristotele. Abbiamo visto che Aristotele è stato un filosofo che al pari, ma forse più di Platone, ha lasciato un solco profondissimo che è arrivato fino a noi, nonostante insomma siano passati tanti tanti anni, più di 2600 anni. E molte delle nostre teorie, delle teorie psicologiche, ma anche del pensiero, ancora oggi vivono del fuoco lasciato acceso da queste grandi menti e soprattutto da Aristotele stesso, soprattutto quando parliamo di etica, perché abbiamo visto anche la scorsa volta l'etica di Aristotele parlando di una responsabilità legata all'uomo e non a qualcosa di esterno allo stesso, a questa volontà e la possibilità dell'uomo di cercare di trovare l'eudemonia, la felicità. Ecco, è una etica che è rimasta unica, diciamo, nella storia e che ancora oggi, della quale ancora oggi si risente sicuramente l'eco. Pensiamo a questi filosofi quanto hanno pesato col loro pensiero nella nostra vita anche attuale. Continuiamo alla ricerca di questa eudemonia, di questa felicità. Perché? Perché è il punto fondamentale della vita dell'uomo. Abbiamo parlato di una filosofia pratica, nel senso che la filosofia non sta nell'iperuranio, ma sta in mezzo a noi, anzi sta sulle nostre strade, cammina con noi, cammina in qualche modo con il nostro pensiero, come faceva lo Stagirita, come faceva appunto Aristotele stesso, che pensava soltanto camminando, come hanno fatto un po' tutti i greci, perché appunto camminare vuol dire uscire da se stessi, quindi già l'etica è questo, quindi andare incontro agli altri. Ma il nostro punto, ritorniamo al punto, è quello della felicità, della ricerca dell'eudemonia. E oggi parliamo di una cosa che secondo me è fondamentale per la nostra attualità, per quello che stiamo vivendo in questo momento e per i nostri giovani, perché Aristotele credeva una cosa importantissima, ovvero che la felicità è legata a doppio filo con la fedeltà che noi abbiamo verso noi stessi. E cosa significa? Fedeltà dovuta a cosa essenzialmente, secondo lui? Alle nostre potenzialità, a quello che noi siamo veramente. La cosa è straordinaria se ci pensate, ogni essere vivente è unico perché ha in sé scritto qualcosa di straordinario e quel qualcosa di straordinario va portato fino all'estremo, cioè va realizzato fino all'estremo. Questo è anche la nostra felicità. Volevo riportarvi un fatto anche di attualità, o quasi. Nel 2012 uscì un libro scritto da un'infermiera americana che faceva come lavoro quello di seguire i malati terminali, cioè accompagnava queste persone affette da malattie gravissime verso il loro trapasso, quindi il passaggio ad un'altra vita. E decise per questo di scrivere in un libro non solo questa esperienza straordinaria, no? Al limite quasi, ma anche le emozioni, i dolori, le cose che queste persone gli lasciavano quasi in eredità. Ecco, una delle cose che lei ci lascia poi in questo libro è proprio questa, cioè queste persone, nella maggioranza delle persone che lei aveva seguito, ecco, il loro pensiero doloroso prima del trapasso era legato soprattutto al non aver dato adito alle proprie potenzialità, non averle realizzate fino in fondo, per tanti motivi, magari perché cresciuti in una famiglia che credeva in altre cose o pensava appunto di dover indirizzare questo figlio su altre direzioni, persone che hanno deciso di seguire dei binari che per loro erano stati definiti invece che perseguire la propria felicità, ovvero il proprio potenziale. Dobbiamo diventare la versione migliore di noi stessi, credo che sia bellissimo questo e ci vuole tanto coraggio, ci vuole tanta determinazione, ma ci vuole anche tanta conoscenza e razionalità, conoscere noi stessi e perseguire questa nostra versione migliore che abbiamo ed è straordinario, soprattutto se è ribaltato sulla nostra attualità, su quello che noi vorremmo insegnare ai giovani.
Ognuno di noi ha una strada, non tutti possiamo perseguire la stessa strada perché siamo semplicemente degli esseri dotati di cose diverse. Ognuno di noi ha quasi, potremmo dire, una missione, anche se poi forse detto così distorciamo un attimo il pensiero di Aristotele, non va bene, ma abbiamo una versione che dobbiamo rendere migliore e quindi dobbiamo perseguire quel potenziale. Forse se tutti noi potessimo e ci rendessimo conto che portare i giovani e aiutarli nel diventare la versione migliore che hanno e che sono, quindi a sviluppare il loro potenziale, quella che i greci chiamavano dynamis, che era proprio la propria potenzialità, la propria forza interiore, ecco, forse avremmo anche una società di persone migliori e capaci di riconoscere se stessi. Questa teoria anche della felicità è molto legata in Aristotele alla famosa teoria anche delle quattro cause che sono appunto la causa materiale, la causa efficiente, la causa formale e la causa finale. E la causa finale è quella che ci interessa perché la felicità dell'uomo è legata proprio a questa causa finale che spiega la ragione e il fine della nostra esistenza umana. Credo che con questo Aristotele ci abbia lasciato una lezione di vita incredibile, cioè il nostro impegno è un impegno verso noi stessi come individui singoli, ma è anche un impegno come adulti, come persone che devono indirizzare altri a farlo nel modo migliore. Farlo nel modo migliore non è quello di imporre dall'esterno dei binari già fatti o delle caselle già fatte dove mettere queste persone, ma aiutare queste persone stesse a essere felici cercando di esprimere al meglio la propria potenzialità, cioè di essere, come dicevamo prima, la migliore versione di noi stessi. Questo è bellissimo. Diciamo che dobbiamo tanto a questo filosofo. Vi voglio leggere due cose proprio dall'Etica Nicomachea che stiamo in qualche modo seguendo, le cui tracce stiamo seguendo, che riguarda invece i vizi e le virtù. Poiché dunque oggetto di volontà è il fine e oggetti di deliberazione e di scelta sono i mezzi, le azioni concernente i mezzi saranno compiute in base ad una scelta, cioè saranno volontarie. Ma le attività della virtù hanno per oggetto i mezzi, dunque la virtù dipende da noi e così pure il vizio. Questa è una parte dell'Etica Nicomachea, poi andremo avanti, soprattutto per quanto riguarda l'amicizia che affronteremo la prossima volta. Volevo dirvi qualcosa per scherzare un po' con me stessa, per come sono. Io sono piccolina e Aristotele diceva che la bellezza, soprattutto nell'essere nelle persone, diceva le persone piccole possono essere anche avere delle belle forme, ma non saranno mai belle. Ecco, di questo sono un po' offesa, ma lo amo ugualmente. E con questo vi lascio. Ciao, alla prossima puntata.